per i quarti di finale della Coppa Italia, fase della Coppa Italia di eccellenza, fase nazionale. All'andata, ricordiamo, è finita 1-0 per i biancorossi con gol di Piro. Per la squadra sarda, Ruggiu, Russu, Cucchi, Guazzaroni, Faglie, Chiuobo, Del Rio, Rolandone, Palma, Tico, Cocco. A disposizione del tecnico Fraschetti, Semerzidis, Nanni, Ilario, Flavioni, Grigoriadis, Alfano, Boi e Galeadis. Per i padroni di casa, Giordani, Lauri, De Marchis, Porfiri, Scardola, Citro, Piro, Pallocca, Massella, Tisei e Rossi. A disposizione del tecnico Bussone, D'Artibale, Cerri, Moriconi, Draghici, Lanzi, Morra, Troccoli Mirko, Giordani Marco e Troccoli Matteo. Dirige la gara il signor Nuzzo della sezione di Seregno, assistenti Barcherini, sezione di Terni e Tini Brunozzi della sezione di Foligno. Stavolta c'è Russu sul pallone e viene servito Cocco, il cross corto, attenzione però al numero 5 Faglie che trova la conclusione per pochissimo, non trova lo specchio della porta, serve Tico, Tico può pensare alla conclusione, fa partire il destro, deviato da Porfiri, Del Rio, Del Rio fa partire il sinistro, De Marchis, ancora un'occasione per la nuorese. Vediamo se cercherà la porta, secondo me sì, Massella cerca infatti la conclusione, è debole, proteste veementi dei giocatori del team Nuova Florida per un tocco di mano, non c'è nulla secondo il direttore di gara, viene anche ammonito Porfiri per le proteste, grandi proteste dei biancorossi. Parte la battuta di Cocco, Giordani rischia e commette fallo poi su di lui. Parte la battuta del numero 11, trova il colpo di testa Rolandone, poi baia il tiro, ancora deviato, le proteste dei giocatori della Norese in questo caso. Batte ancora veloce, servito Del Rio, Cocco può tentare il destro, la finta, serve corto Tico che fa partire il sinistro, Giordani mette il pallone in calcio d'angolo. Cocco questa volta dalla sinistra, ci arriva Rolandone e segna il gol alla Norese in posizione irregolare, però tutti ad esultare, i tifosi della Norese, è stata segnalata però posizione irregolare, Rolandone se la va a riprendere con il suo compagno da palma, gli dice se non la toccavi tu era gol, arrabbiatissimo il numero 8, non con il direttore di gara ma con il suo compagno di squadra, credo da palma che aveva segnato il gol. Sulla sinistra per Cucchi, non si intende con Tico che rimane fermo, recupera Pallocca, il rilancio per Piro che supera Chiboglio, Piro per Massella, lo stop di Massella, la finta, cerca il cucchiaio Pararuccio, ma che occasione clamorosa. Pronto Piro sulla destra, parte la battuta, il colpo di testa di Giordani probabilmente o di Rossi. Piro cerca il dribbling, se ne va in mezzo a tre, ancora Piro fa partire il cross rimpallato, Lanzi dal limite prova ad entrare in area di rigore, fermato, termina poi a terra, tutto regolare, De Marchis sul pallone prima di Chiboglio, prova il tiro murato da Faglie, ottimo momento per il team Nuova Florida. Porfiri, grande lancio per Piro in posizione regolare, colpo di testa, salva Ruggiu, colpo di testa di Porfiri, Galeadis spazza via Lauri, Piro, Piro, lo stop, Piro davanti al numero uno della Nuorese e questa volta trova il gol e chiude il discorso qualificazione, il team Nuova Florida ai quarti di finale, ancora Piro come all'andata, tutti in campo ad esultare con Piro, 1-0 a 4 dalla fine. Dopo il rilancio di Lauri, Piro in posizione regolare, triplice fischio del direttore di gara, decide ancora Piro dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, ancora 1-0 del team Nuova Florida, decide sempre un gol dell'esterno destro ex Monterosi, con un gol a 4 minuti dalla fine dopo una partita equilibrata e sofferta. Parte degli ardeatini, team Nuova Florida che ai quarti di finale andrà ad affrontare la Treppini Matese.
Fabio Fraschetti, tecnico della Nuorese. Mister, a differenza dell'andata, un'ottima partita, almeno per 65-70 minuti. Sì, purtroppo una partita andata, come ho detto al termine della stessa, c'era grandissimo rammarico perché la mia squadra aveva fatto veramente poco e i motivi erano inspiegabili perché ci tenevano i ragazzi. E oggi abbiamo fatto più o meno quello che siamo in grado di fare contro un'ottima squadra che anche oggi contro di noi, che credo che abbiamo fatto una buonissima gara, ha tenuto botta. Gli episodi oggi non ci sono stati favorevoli, nell'occasione del gol annullato il ragazzo quasi involontariamente ha toccato la palla con la mano cadendo a terra e ha vanificato il nostro vantaggio che poteva chiaramente cambiare completamente il quadro della partita. E anche nell'occasione del gol c'era un fallo sul ragazzino appena entrato e l'arbitro l'ha lasciato andare e abbiamo subito il gol di un giocatore che in questa categoria sinceramente non c'entra niente, ci aveva messo in difficoltà nella partita d'andata, eravamo riusciti a limitarlo in questa di ritorno per quanto riguarda il primo tempo, a inizio ripresa con il vento anche aiutato, col vento a favore, ci aveva messo in seria difficoltà e aveva creato i presupposti già precedentemente per farci gol. Onore e merito a loro, gli auguro un percorso importante in Coppa Italia, credo che abbiano le possibilità e le caratteristiche per arrivare fino in fondo, perché nessuno lo ha detto, ma è evidente che probabilmente chi usciva da questa partita al 99% arriverà in semifinale almeno, perché credo che il livello delle altre due squadre che andranno a giocarsi il quarto con la nuova Florida sicuramente non sono al nostro livello. Per quanto riguarda il campionato, mister, avete ancora delle possibilità per il primo posto o puntate ormai ai playoff? Ragionevolmente il discorso primo posto è assoluto appannaggio del Muravera, che ha costruito una corazzata con 18-19 giocatori over di Serie D, sta rispettando i pronostici, domenica abbiamo lo scontro diretto da loro, li abbiamo battuti due volte in finale di Coppa e all'andata, e per riaprire in qualche maniera il nostro campionato per quanto riguarda la lotta al vertice chiaramente dovremmo riuscire a fare l'impresa di vincerla, non sarà facile, ragionevolmente dico che il nostro obiettivo è consolidare il posto nei playoff e possibilmente arrivare secondi per avere il vantaggio nello spareggio con un'ottima squadra, anche quella come il Sorso. Grazie mister, in bocca al lupo per il campionato. Ora mi trovo con Federico Ciurluini, Daniele Piro, Fabio Celli, Andrea Bussone, parto dal giocatore che l'ha decisa, Daniele Piro, sei il giocatore di Coppa, Daniele. Giocatore di Coppa, io spero di essere anche il giocatore che può dare una mano in campionato e poi andando avanti anche in Coppa, però ora adesso oggi ci festeggiamo questa giornata e pensiamo già a domenica. Fabio e Andrea, un primo tempo non buono a mio avviso, però avete saputo soffrire, siete forse usciti alla distanza. Ma questa era una buona squadra, lo sapevamo, la potevamo chiudere l'andata, non ci siamo riusciti, e loro i primi 20 minuti ci hanno messo in difficoltà, però non ricordo una parata di Andrea, quindi sono stati pericolosi sulle mischie e quant'altro. Poi abbiamo avuto due o tre occasioni, come al solito, se non le concretizzi poi vai in difficoltà, poi Daniele ha fatto il gol che ci ha qualificato, quindi bene così. Penso che abbiamo meritato, tra la partita andata e la partita di ritorno, abbiamo meritato sicuramente la qualificazione. Guarda, una squadra matura deve sapere resistere anche quando non gioca bene a calcio. Io penso che quello che ha fatto la squadra al primo tempo è proprio quello, ha saputo soffrire, giocava contro vento e gli avversari comunque mettevano pressione, e devi essere bravo anche a tenere il risultato lo 0-0 e poter far male quando ti capita l'occasione. Potevamo fare il gol prima, poi Daniele l'ha chiusa con un gran gol, una bordata da fuori, ma io ti posso dire che mettere la firma per una squadra che è così matura già dal primo tempo, perché quando stai 2-3-0 è sempre facile fare i belli, giocare a calcio, cercare la palla tra le linee, il fraseggio, e quando stai in difficoltà che esce la squadra vera. Io sono veramente soddisfatto dei ragazzi. Federico, chiudo con te, una squadra fondata nel 2005, vi trovate ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, fase nazionale, quali sono le vostre sensazioni? È clamoroso, mi viene da dire la prima cosa, perché comunque se pensiamo che questa è una squadra che è stata fondata veramente tra un gruppo di amici al bar, ha fatto per tanti anni la terza categoria e poi piano piano si è fatta largo nel calcio dilettantistico laziale, adesso si sta facendo largo nel calcio dilettantistico nazionale. Questo ci riempie d'orgoglio, perché sapere che noi la stiamo portando
in giro per l'Italia è comunque una cosa molto positiva, però devo dire che è anche merito della società, che negli anni è rimasta sempre la stessa, cambiando presidenti, ma le persone fondamentali sono rimaste sempre le stesse, e questo rimane negli anni lo spirito Nuova Florida. Grazie a tutti e complimenti al team Nuova Florida. Grazie.